A 6 settimane dal parto Bianca Azzi e la cicatrice del cesareo in lingerie, foto. Noah Alexander è venuto alla luce lo scorso 18 gennaio, regalandole una felicità immensa. Bianca Azzi è raggiante con il suo bambino tanto desiderato con il compagno 37enne Stefano Corti. Già padre di Gabriele, 14 anni. Sul social la cantante 35enne a sole 6 settimane dal parto mostra in lingerie la cicatrice lasciata alle dal parto cesareo e scrive, il segno più bello della mia vita. La Azzi si fa vedere dai fan in reggiseno di maglina grigio melange e slip micro sgambatissimi neri. È tornata immediatamente al top, perdendo subito i chili presi in gravidanza, le sue forme sono sorprendenti. Nonostante sia trascorso poco più di un mese all'arrivo della cicogna. Hai lasciato sul mio corpo il segno più bello della mia vita, scrive l'artista. Fiera della cicatrice. Corti, però, vedendola in intimo su Instagram e leggendo i commenti entusiasti dei follower che apprezzano il fisico di Bianca, commenta scherzoso, se non ti copri chiedo il mantenimento. La Azzi trascorre quasi tutto il suo tempo con Noah. Il bimbo soffre di colichette. La notte dorme pochissimo. Bianca lo assiste premurosa e, nonostante la stanchezza, ritrova sempre il sorriso osservandolo giorno per giorno. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi è tornata anche alla vita mondana. Durante la Milano Fashion Week ha partecipato alla serata organizzata da Lesilla. Elegante, ha sfilato sul red carpet fotografatissima. E sul social, però, che si confessa. Raccontando le sue giornate con il piccolino e rivelando le sue ansie, le sue paure, ma pure le sue tante gioie. Ci poate îți dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel, de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei.